Ma gli obiettivi sono semplicissimi, sono quelli di avvicinare il privato, cioè l'enoappassionato al vino di qualità, per tutti i parametri che ci siamo dati relativamente ai produttori presenti. E quello di coinvolgere il più possibile chi con il vino ci lavora, quindi gli operatori del vino, che tengo a sottolineare hanno un ingresso gratuito alla manifestazione, perché il costo di un biglietto lo pagheranno soltanto gli enoappassionati, ovviamente, che vorranno entrare a degustare. Novità di quest'anno, intanto il cambio dei giorni di avviando che si svolgerà sabato e domenica, conseguentemente anche all'orario. Ci saranno più produttori rispetto allo scorso anno perché fortunatamente pensiamo che la strada intrapresa sia quella giusta e quindi diciamo che già lo scorso anno è stata un'edizione da record, ma quest'anno speriamo di superarla. E in più ci sono due momenti importanti, sia il sabato e la domenica. Il sabato c'è un momento su Sustain, quindi legato alla sostenibilità delle aziende nei confronti dell'ambiente. Questo per noi lo reputiamo importante perché oggi chiunque sia interessato a inquinare meno e rispettare il mondo in cui si lavora, ci piace lo supportiamo. L'altro momento importante è il laboratorio Pellegrino, dove appunto l'azienda medesima presenterà quattro tipologie di grillo diverse, facendo capire quelle che sono le differenze del territorio siciliano.